Barbara, in questa casa c'è tutto, manca solo un po' di musica. A me andrebbe di ascoltare qualcosa. So io ce l'ho, so cosa farti ascoltare. Ho paura. Ti piacerà? Sentiamo. No, ti può piacere, senti. È il tuo genere, no? Proprio il mio, ma sono... Aspetta, senti come fa adesso. Ho capito, i bambini di Satana. Aspetta, non ho ancora iniziato a cantare. Vabbè, però... Oddio, guarda che personalino. Oddio. Ma siamo sicure? Sì, sono i malnati, Deborah, non li conosci? No, guai, mi mancano, sono un po' ferma alla prima. E adesso allora te li faccio spiegare, proprio da uno dei loro creatori, Elio Spoon, in arte anche detto... Oh, santa pazienza! Aiuto, Giannina, proteggi la mano. Oddio, un teschio mi ha fatto il bacio a mano! Ah, ma c'è una persona lì sotto, Giannina, guarda che la Giannina si agita. È normale, certo. Sì. E... Non sei pericoloso, cioè adesso rassicurami un attimo. No, sono molto pericolosa. Sì. Giannina, tacca. Allora, raccontaci un po' tutto. Innanzitutto, che cosa sono questi malnati? Noi abbiamo potuto gustarci un estratto che era? Che era, chissà cos'era, Malleus Maleficarum, dove si staccano le tre parole perché è il nome di un testo sulla stregoneria. E diciamo, noi prendiamo in giro quelli che sono normalmente gli stilemi del metal, del black metal e del metal estremo, perché come avete visto è ridicolo, non so se ci saranno altri contributi, facciamo realmente ridere, però il problema è che il 90% delle band, più o meno, forse il 99%, crede che siano cose serie, cioè che siano... che realmente ci sia il demonio, capito? Che realmente bisogna essere malvagi. Che, e allora a noi piace, noi che siamo un po' più grandini, un po' più maturi, diciamo, delle altre band, abbiamo circa il doppio degli anni degli altri, abbiamo deciso un po' di deridere alcune cose, insomma. Perché quello che abbiamo sentito potevano sembrare ad alcuni rutti, però era... erano dei rutti, sì. Però è black metal. Sì, esattamente. Ok. Sì. Viene definito anche il metal estremo, cioè la parte più intransigente, più rumorosa del metal. Okay. Quella che finirla. Esattamente, sì. Come sì, Max sì. Quelli si chiamano growling vocals. Oddio, scusa, parevano rutti, proprio punta, capire, tra maiuscola. E il nome cosa significa? Il nome Malnat significa, qualcuno pensa nato male, non è così, perché nato male è la traduzione nel dialetto milanese. Il dialetto milanese, il Malnat è uno un poco di buono, infatti noi abbiamo la grande sfortuna di avere un'altra band, cioè con un nome così raro, invece siamo in due, e sono proprio di Milano. Questi sono dei punk schierati politicamente. E fanno sul serio questi? Sì, il loro sito, una volta c'era un tirapugni, ogni volta che andavi su una voce di menu partiva un colpo di pistola. Ecco, noi non siamo... Non siete voi, ci tenete a fare questa distinzione. Ma quindi cosa significa Malnat? Sporco, malnetto. In bolognese, sì, okay. Sì, noi siamo una band di Bologna, canto italiano e dialetto bolognese. Quindi i growling vocals sono in bolognese in realtà. In dialetto bolognese, beh sì. Certo, growling vocals, dammi il tiro. Fai un growling vocals su dammi il tiro. Allora io normalmente dovrei scaldarmi, non si fanno mai perché si rompe davvero la voce. Ci credo. Molti cantanti dell'ambiente hanno problemi di polipi, di operazioni perché non si scaldano. E come non si lavorano. Fa per scaldarsi? Fai dei vocalizzi? Sì, ci sono esercizi, sono fonoarticolazioni. Poi in realtà bisogna studiare canto come un cantante normale. Poi certo. Alla fine ho deciso di non cantare, non mi piacevano le note. Anche quando ascolto difficilmente mi piacciono le note, a parte qualche cantante pop americana, ecco, quelle sì mi piacciono, però per il resto... Cioè, dimmi Miley Cyrus, No, un po' forte per i miei gusti, un po' volgare anche ultimamente, perché dopo la piega dalla Disney fino al nuovo marketing che hanno scelto per lei, sì. un po' mi piace più Avril Lavigne, per esempio, compiango abbastanza Amy Winehouse, insomma, sono gente che è dotata. Sa cantare, ecco. Cioè, sì. La buon'anima sapeva cantare. La buon'anima, sì. Ma quindi, tornando al dialetto bolognese, questa è una cosa che vi siete inventati voi o siete voi stati capostipiti di questa? Per Bologna sì, in realtà l'idea, diciamo, io l'ho presa da un gruppo siciliano, un gruppo di Sciacca, in provincia di Agrigento, che si chiama Inchiuvatu,
nel 1997, più o meno, da questa idea, loro cantavano in dialetto unendo il metal estremo al folk. Anche noi infatti siamo partiti unendo però il folk delle nostre origini. Siamo stati anche la prima band ad avere metal, ad avere una fisarmonica all'interno del gruppo. E infatti l'immaginario la è quello. Ma noi invece volevamo rompere questo tipo di schema, cioè normalmente hai chitarra distorta, basso e batteria. E noi introduciamo altre cose, abbiamo messo anche una fisarmonica. Ma sentiamo un altro pezzo? Sì, sì, a questo punto. Ok, io sono curiosa. Sì, era un caso comunque, era assolutamente un caso, perché comunque se c'è gente, dopo un po' va via in ogni caso, perché... Troppa roba. Guarda, questo qua, diciamo, c'è nessuno. Ma però avete fatto 4-5 pisti? Sì, 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 siamo attivi dal... Con buon successo. Noi siamo attivi dal 1999. Allora, quello che cercavo all'inizio, che speravo nel 99, era sì, si suona... successo, donne, successo, poi alla fine niente, ho capito che non era quella la strada del sesso, metal, bisogna... metal rock. Sì, in realtà nulla di tutto questo, niente sesso, niente droga, niente successo, niente soldi, proprio nulla. Perché? Perché non è il genere, ecco, diciamo così, non è il genere, bisogna fare altro per avere queste cose. E però intanto fai... io mi sono affezionato al metal, quindi ho continuato in questa via sostanzialmente monacale, senza, cioè io ho praticamente i voti di un frate. Sei quindi... sposato, fidanzato. Sì, sì, sì. Sì, non è vero, perché questo è by night fai questa vita, by day hai un'altra... Sì, io soffro infatti di un bipolarismo fortissimo, e però ho la fortuna di riuscire a switchare fra una personalità e l'altra, cioè Helios è di giorno, Porth è di notte, e concerti poi, Porth non esiste per tanto tempo, e quindi passiamo da una modalità all'altra tranquillamente, tutti nello stesso corpo, quindi anche un discreto vantaggio. Hai mai letto Sandrone Dazieri? No. Te lo consiglio, perché lui ha... come protagonista dei suoi romanzi gialli, noir, anzi ormai si dice più gialli, questo investigatore con una doppia personalità, ma lui veramente ce l'ha doppia, e le due personalità convivono, quando uno si sveglia l'altro si addormenta, no, è veramente carino, te lo consiglio, anche a voi, Sandrone Dazieri. Ma io voglio sapere, quindi la personalità di giorno com'è? Cosa fa Helios? Cosa fa? Da il volontario alla Caritas. No, però dono il sangue. No, lui... o io. Aspetta, provo a entrare dentro Helios. Allora sì. È grave. Sì, sarebbe grave, però davvero mi sono informato anche. Cioè, costa davvero tanto andare. Ho visto anche, tra l'altro, i vostri ospiti. C'è stato anche lo psicoterapeuta. Marco. Ma, certo, però, insomma, alla fine, comunque, andare per via privata è costosissimo. Mentre invece, essendo abituato a stare sul palco, riesco a dissimulare. A mentire, quindi non me lo passa la mutua, capito? Quindi devo pagare io queste sessioni e ho deciso di convivere con la malattia. Non è vero, funzioni perfettamente durante il giorno in qualità di direttore creativo attualmente per un'agenzia di pubblicità. E la cosa bella è che non è la persona Helios che ha avuto bisogno di generare questo, tra virgolette, artista, in realtà è il contrario, cioè prima è nato Porth, dopodiché per non dover spendere soldi per farmi i booklet, le grafiche, le locandine, così ho dovuto imparare un mestiere, quindi entrare nell'ambito della grafica e della comunicazione. Quindi è il personaggio che ha creato la persona, il mio lavoro dipende solo dal fatto che avevo iniziato a cantare. Quindi è, senti, ma è vero che tu avevi anche fatto, io ho studiato qua degli appunti, e avevo anche scaricato i video di YouTube prima, insomma, mi sono preparata, avevi anche fatto la Male Production? Sì, è vero, tu hai studiato molto, alla fine, questa è una cosa sepolta ormai anche nelle mie memorie, devo dire, sì. E per supportare la band avevo inizialmente creato un'etichetta. Anche lì ci sono cascato, come ogni cosa, comincio, poi dopo mi faccio prendere e coinvolgo tutta la vita e tutti i soldi che ho. E quindi ho cominciato a produrre anche altre band in un'etichetta underground, un'etichetta comunque locale, diciamo. Ma c'erano delle magliette che giravano con scritto la maglietta, noi siamo il male. Noi siamo il male è nato da lì ed è diventato... Lo slogan.
Esatto, no, poi è diventato appunto claim anche della band di Malnat, noi siamo il male, dato il successo commerciale, cioè come band non valiamo assolutamente nulla. Ma cioè, la maglietta va via unta. La band finisce, cioè, sì, la band non la vuole nessuno davvero, però la maglietta finisce prima che le stampiamo, cioè noi dichiariamo una release, magari non so, 100 magliette, sono già tutte prenotate. Ma c'è anche per la Gianina, eventualmente? La possiamo fare tranquillamente, no, perché sì, noi sì, siamo sì. Il male qualcosa in rosa, noi siamo, perché questi sono un po' i toni di Chic Chat, se si notato, potesse... effettivamente, sì che non era quell'ambiente che frequento di solito, però sì, non ho preclusione. Scusa, faccio domande per sai, tua moglie, come la prende questa cosa? Allora, mia moglie è in realtà un assistente sociale, non di mestiere, l'ha diventato sposandomi. Quindi sostanzialmente. Ma come tutte le supporto. Mogli, comunque, adesso non vorrei dire. Sì, no, infatti, poi alla fine, quando dico questa cosa, mi dico: ma sì, ma in realtà tutte. Sì. Ho detto: quindi tutto sommato rientro nella categoria normale. Del normale. Sì, sì. Sì, io mi sento anche abbastanza normale. Viene ai tuoi concerti? No, lei viene, poi dopo sta fuori. Io credo di averla vista davanti al palco in 14 anni, 0 volte. Quindi non ti ha mai lanciato la mutandina? No. Non ti ha conquistato così? No, quinta di reggiseno buttata sul palco? No. Sì, non è una cosa proprio frequente, devo dire, nell'ambito metal che, come dire... Ma tu quando ascolti musica? Allora, mi è venuto in mente, io sono stata a due Gods of Metal... E tra i tanti che ho visto, ho visto un Max Cavalera in forma strepitosa che ogni 4 nanosecondi si spostava dal fronte del palco per andare a respirare dell'ossigeno per fare questi, si chiamano? Growling, screaming, ecco, vabbè. Eccetera. Ma tu quando ascolti musica, ascolti sta roba qua? Io sì, anche. Anche. E non mi faccio di ossigeno, anche Jovanotti, anche Vasco si fanno di ossigeno, ma loro evidentemente insomma sono anziani anche così invece. No, è sì, contento Jovanotti, Vasco può anche stare, ma il sessantello, cioè. No, ma Jovanotti corre, io sono un po' più fermo, cioè, devo dire, al limite ho il caldo della maschera. Senti, tutto il black metal ha anche, come dicevi tu, questa iconica che voi prendete in giro, sì. Soprattutto insomma, le band no, del nord Europa, scandinave, eccetera. Quindi ci vogliono una serie di gadget per essere black metal. Certo. Quindi, insomma, candelabri. Sì, certo. Ce l'hai? No, non ce l'ho, candelabri, mi spiace. Infatti, ecco, mi manca un pochino, comunque. Cotte di maglia? Non ho neanche quella, di davvero. Che cosa? Qualche bracciale con le punte, ecco, quello sì, sicuramente. Vabbè, una cintura di castità? Ah, quella sì, anche adesso, se volete. No, va bene, così siamo ancora in fascia protetta. Sto bene. E poi ci vogliono sì il candelabro con le candele accese, delle armi possibilmente, pittura in faccia e foto immerse nel nero o nella foresta. Ecco, questi sono gli stilemi generali. Che allegria. Poca. Ma infatti chi ha generato questo genere è tutta gente che attualmente o è in galera o è appena uscita di galera. O si è suicidata. Certo. Tantissimi. Sì. No, fanno bene comunque perché insomma. Così Black Sabbath, cosa ne pensi? I Black Sabbath sono gente ancora in forma, insomma. No, il vecchio Ozzy ha ancora il sopporto. Perché? Loro hanno inventato delle cose poi alla fine, quindi bisogna solo rispettarli. Ma il tuo gruppo preferito? Il mio gruppo preferito, allora, al gruppo metal, non lo so, ci devo pensare. Una scoperta recente è Anthony and the Johnsons, per esempio. Io ho ascoltato su Spotify 10 ore, ieri ho consumato il mio consumo di questo simpatico... obeso, ex, credo, travestito, faceva spettacoli, che si mette davanti al pianoforte, tipo drag queen, però pelato, bellissimo, bello ciccione, e canta in modo struggente, qualcosa che insomma tocca l'anima. Come band metal, in realtà poi sì, li ascolto, ma non è che mi piacciono tanto, io ascolto il metal per criticarlo, di solito. Lo fanno poi tutte le band metal, fanno così, sì, è molto bello. Infatti il concerto metal si guarda così, bisogna stare davanti al palco con le braccia conserte, e poi criticarlo, poi parlare nell'orecchio dicendo visto, il batterista è andato fuori tempo. Ma io al Gods of Metal ho visto solo della gente che faceva così. Sì, parlava... Sì. Ma a proposito di Gods of Metal, le clip che abbiamo visto prima erano dell'Italian Gods of Metal, quindi però prestigioso. Cioè, mica... Ma mica pizze fichi, come si fa ad arrivare a essere parte del prestigioso Italian Gods of Metal? Ci sono 3 modi. Nel nostro caso, nel 2010, è stato attraverso un contest e quindi venivano votate in un forum le band che si ritenevano più meritevoli, diciamo, di andarci. Quindi avete tanti fan che vi hanno votato? Ma inspiegabilmente, in realtà non sapevo chi... Ma sono i parenti, pochi parenti anche, ma non so. Poi tra l'altro cambio sempre membro della band, quindi alla fine ho molti più nemici che amici, quindi è stranissimo questa cosa. L'altro modo, vabbè...
potremmo soprassedere sul fatto che molti sono in un circuito di pagamento, ah, diciamo. C'è di del marcio. Cioè, ma no, ma è tutto tranquillo, in nero come tutto quello che si fa in Italia. E il terzo è proprio per merito, ma diciamo, dove c'è un valore evidente, insomma, quindi ben molto famoso. Ecco. Nel nostro caso è stato una vera meritocrazia, una cosa, ripeto, inspiegabile. Un inspiegabile colpo di bene. Sì. Coda. Ti sei meritato le 10 domande. Certo. Oioioio. Pronti? Ah, sono pronto. Inizi tu? Inizio io. Che cos'è una BB cream? A BB cream? La BB cream è bathroom bedroom cream. È una crema che viene data dopo il bagno per l'esfoliazione della pelle. No, vabbè, però almeno ha detto, no, vabbè, no. Almeno ha detto che è crema, che sì, è vero, però è un fondotinta, va bene. Fondotinta, la cosa più romantica che ti hanno mai detto? La cosa più romantica che mi hanno mai detto è stato... Come ti chiami pure? Credo sia... Le altre sono peggio, quindi è meglio. La cosa più black metal che ti hanno detto? Come ti chiami pure? La cosa più black metal che mi hanno detto è stato qualcosa tipo... vediamo cosa si può dire. No, beh, mi è venuto in mente qualcosa, ma diciamo qualcosa che si possa dire in tu. È il salame è metallaro. È una frase che è diventata un po' un claim. Il salame è metallaro? Sì, sì. Lo è diventata un po' un claim. Ma sì, la ripetiamo tutto... sempre e poi mangiamo tantissimo quando andiamo a suonare, perché c'è questo, il salame è metallaro. Metallaro. Questo mi porta proprio alla domanda che ti stavo per fare, che è, si dice che i metallari sono dei nerd. È vero, se no dimostracelo. Napoli, eh? Si dice, ma è vero, cioè, come tutti i luoghi comuni, in realtà partono comunque da un fondo di verità. Io sì, ho purtroppo un passato di giochi di soldatini, di giochi di carte, tuttora dipingo soldatini. Dipingi per soldatini, sì, sì, sapevo. Soldatini, che sì, del giochi a burraco anche? No, perché ogni tanto mi manca il quarto. No, mi piace. Giochi no, di carte? Ma giochi seri, no, solo giochi brutti dove c'è la gente che pensa di essere dei maghi, degli stregoni. Una dichiarazione d'amore a me in versione metal. Ti amo. Era un ti amo. Ma bisogna fare in modo che non si capisca. Ah. Adesso rifagliela in bolognese. Come si dice ti amo? Non so, non l'ho mai detto. Non fa parte del vocabolario che si usa in queste performance dei malnati. Ti amo, tutte le parole carine, dolci, no, non no, sono non comprese. C'è niente, non c'è niente. Ma è proprio da contratto, da statuto, cioè non ci possono essere. Uno potrebbe anche provare dei sentimenti, ma non li può dimostrare, perché il black metal non prevede che uno possa provare. Esatto, è così. L'abito più sexy che una donna possa indossare? Vediamo, ce ne sono diversi. Fa conto che io appunto sono nell'ambito metal, quindi metallaro, nerd. Se io vedo una donna con uno scafandro, già di è abbastanza... Di maglia, infatti, sì, pensavamo noi, insomma, per ma suggerire. Fa conto che sì, quelli nelle mie condizioni sono tutte persone che frequentano pochissime donne. Già essere in tuo uovo prossimico, così già un po'... Anche lei è una femmina, ho tre curiosa. Donne vicine, poi dalla parte qui... io ho già un certo tipo di così di sommovimento solo per il fatto di questa vicinanza, insomma, lasciatemi sì. stare. Una reazione black metal a Hello Kitty? Forte, una reazione forte. Bene. Non vorrei essere stato anche troppo così, un po' agitato. Insomma. Mozart o Beethoven? Beethoven, sì, perché Mozart è assolutamente più faceto, più frivolo, poi è folle. Però Beethoven invece aveva tutto un dolore interno, poi la sordità finale. C'è una messa Requiem anche di Mozart, però alla fine, cioè lui ha vissuto una vita breve, ma comunque allegra. Però alla fine si è tirato i piedi. Sì. Vabbè. Ma tutti poi li viene. Senti, finendo la tua esperienza a Chick Chat, descrivicela in black metal. Vi descrivo la mia esperienza in Chick Chat? No, non farò un urlo alla fine. No, in realtà sono contento, perché io faccio sempre finta di essere tutto nero e negativo, in realtà io vorrei frequentare appunto donne normali, per esempio ambienti con della luce, anziché sempre stare nel nero, cioè sempre parlare di doppie casse, di chitarre distorte, è veramente una pena, davvero. Se anzi fosse possibile, vorrei fare un appello alla TV, se mi volesse prendere come ospite, possiamo parlare di pubblicità, di musica, facciamo delle analisi, mi vesto anche senza la bandiera di rosa. Sì, sì. Allora lo aspettiamo quando si veste di rosa e intanto facciamo una foto. Assolutamente. Vengo lì? Sì. Gianni, sei pronta per la foto?
Non è cattivo, Gianni, non è cattivo, Gianni, non è cattivo. Pronti? E allora, avete visto com'erano simpatici i nostri ospiti? Devo dire sinceramente che Helios mi ha fatto davvero tanto tanto divertire. Questa puntata di Diffusion si chiude qui. Io vi ricordo però il contatto Facebook, che è Chick Chatting, per rimanere con me e Barbara Tarricone, ma anche e soprattutto quello di DTV con tutte le anticipazioni, i rumors e dietro le quinte della nostra emittente. Io vi do appuntamento a domani con Paola Assini e il suo Love. Domani si parla assieme a lei e al nostro terapeuta super esperto di problemi di coppia e dei primi segnali di cambiamento all'interno di una coppia. Quando è il caso di drizzare le antenne, non ho detto le corna, ho detto le antenne. A domani, ciao!